Il paradiso, tram venerdì 30 dicembre, vuole capire cosa nasconde Fiorenza. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni in merito all'episodio che andrà in onda venerdì 30 dicembre raccontano che Irene Cipriani, Francesca Del Fa, racconterà alle sue amiche di aver deciso di non accettare più le pressanti avance di Alfredo Perico, Gabriele Anagni, Ferdinando di Torrebruna, Fabio Fulco, intanto, proverà a indagare riguardo il segreto che gli nasconde Fiorenza Gramini, Greta Oldoni, su Flavia Brancia. Nel frattempo Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, incontrerà Carlos Garcia, Vittorio Conti, Alessandro Tersingi. In ultimo, temerà che Tancredi di Sant'Erasmo, Flavio Parenti, possa riuscire nell'intento di far nuovamente breccia nel cuore della moglie Matilde Frigerio, Chiara Baschetti. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di venerdì 30 dicembre rivelano che l'ex capo commessa rivelerà alle sue amiche di essere stufa del pressante corteggiamento riservatole da Alfredo e, a fronte di ciò, manifesterà alle ragazze la sua volontà di dare un netto stop all'avance dell'assistente di Armando Ferraris, Pietro Genuardi. Per allontanare ancor di più Perico, Irene farà credere allo stesso di essersi fidanzata con Michele. Smosso dalla rabbia e dalla voglia di vederci chiaro, Alfredo chiederà lumi in merito all'artista. Salvo scoprire che il fidanzamento dettole da Cipriani era soltanto una menzogna. Il segreto che Fiorenza nasconde da tempo a Ferdinando inizierà a star stretto all'ex armatore. Quindi quest'ultimo si prodigherà nel tentare di smascherare la donna relativamente a qualcosa che riguarda Flavia Brancia e che finora gli è stato tenuto nascosto. Al circolo, intanto, Gemma farà l'incontro di Carlos Garcia, una vecchia conoscenza della cavallerizza. Tra la figlia di Veronica, Valentina Bartolo, e Roberto Landi, Filippo Scarafia. Inoltre, sarà in procinto di sbocciare una bella amicizia. Grazie alla società di comodo creata da Marcello ma anche alle informazioni captate da Adelaide in merito alla cifra che intendeva investire il commendatore all'asta. Barbieri e la contessa festeggeranno l'acquisto di Palazzo Andreani. Tancredi, intanto, sarà più che mai intenzionato di conquistare nuovamente la moglie Matilde e Vittorio nutrirà il serio timore che l'uomo possa riuscirci.